Guardate com'è particolare il locale. Salvo, siamo arrivati a Roccapalumba. Eccoci! Abbiamo raggiunto il ristorante La Rocca. E questo è l'ingresso del ristorante. Noi ci avviamo verso il nostro tavolo riservato. Guardate, per macinare il caffè abbiamo il ferro da Il stiro che ferro sta da stiro a carbone, fantastico, Omar, a a carbone, carbone. bellissimo. Immagina pepe. È un piccolo museo questo ristorante, non vi facciamo vedere tutto perché dovete vederlo di presenza. Guarda quante cose che ci sono appese. Cosa sono, Salvo? Allora, intanto diciamo che è un museo etno-antropologico che si All'interno trova del all'interno ristorante del proprio, ristorante, che è bello, bello. bellissimo. Sì. Questi Quindi sono strumenti utilizzati durante l'aratura del terreno. andava la mucca andava qua sotto, no? Due, Esatto, quindi a coppia erano questo. accoppiate, gioco. Bello. E poi le piccole fiasche di vino, guarda sulla sinistra, Ok, Omar. là sopra. Questo è un'antica unità di misura, il tummino cosiddetto. E cosa abbiamo in questi taglieri? In questi taglieri abbiamo formaggi locali, il Sì. salame locale, Sì. il carpaccio di vitello, il prosciutto crudo, la fesa di tacchino, la stessa cosa lì, la caponata fatta nostra, Ecco qua la caponata. caponata, ricotta. Ecco dei piccoli pezzi di pizzette, cavolfiori, una frittata. Ho assaggiato una panella, ho assaggiato un po' di caponata, adesso un pezzettino di pizza, vi assicuro che è veramente tutto squisito. Ah, una crocchetta pure, eh? Questo è il gong d'inizio. La santé. Sono alle prese con la caponata. Stavamo notando che c'è un'esaltazione dei sapori davvero incredibile in qualsiasi cosa, a parte i formaggi, la ricotta, le pancette, i bacon, tutto quello che stanno dando, anche i piccoli pezzi di pizza, i salamini, cioè è veramente roba scelta davvero di qualità perché il sapore si sente che è veramente buono. Dopo questo primo step Vogliamo ricordarvi i nostri social, che sono YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. E mi raccomando, continuate a chiamarci per venire a visitare il vostro anche locale. like, E poi condividete. abbiamo anche questa. Cosa sono? Fettuccine fresche con zucca gialla, Fettuccine fresche con zucca gialla. zucca gialla, mollica tostata e salsiccia, Mollica tostata delle casalecce e salsiccia. fresche con ragù di carne, prosciutto, funghi freschi di Prizzi. Inizia il secondo tempo. Ti vedo soddisfatto, Salvo. Anche gli occhi vogliono la loro parte. Ecco la pasta. Anche questa con i funghi è ottima. Guardate che piatto meraviglioso. Leggera panatura, quindi sono. Bah, le assaggeremo anche queste, vai. In questi paesi dell'entroterra si mangia sempre molto molto bene. Il limone, guardate che vi insegno una cosa. No, non spruzza col coltello, guardate. Col coltello non spruzza il limone. Il mio piatto salsiccia, Sì? poi carne panata, dell'agnello e delle patate leggermente panate. Leggermente. Salsiccia con finocchio. Questo sì che ha la panatura, eh. Il secondo round, abbiamo mangiato il primo e il secondo, com'è stato? Allora, dobbiamo dire ad onor del vero che era tutto di alto livello. E quindi è assolutamente Consigliato. consigliato. E sono arrivati i fichi d'India, perché essendo a Roccapalumba, qua appunto è famosissimo per i fichi d'India e arrivano anche i cannolicchi. Ma esattamente la festa come si chiama? Allora si chiama Opuntia, Ficus Indica Festa, che è una Bravo. festa che si svolge Sì. nella seconda decade di ottobre di ogni anno, chiaramente. A grande richiesta sono arrivati i fichi d'India rossi. Qui fanno sempre menù di carne, menù di pesce, Quindi bisogna oppure. sempre prenotarsi, Sì. ma anche ricordiamo che anche pizzeria con grani antichi, le farine sono Hanno detto fatte, che quindi hanno il forno forno rotativo, girevole, girevole, e quindi per quindi. una cottura uniforme è qualcosa di Poi fanno veramente tante pizze gourmet. gourmet. Ragazzi, stiamo guardando una struttura adiacente, è sempre della stessa proprietà, che si chiama? Tenuta Don Vincenzo. Tenuta Don Vincenzo.
Guardate qua, è proprio adiacente al ristorante La Rocca. Ecco, questi angoli fanno solitamente dei buffet. Guardate quanto è bello. Un terrazzo. Guardate che panorama. Ecco qua, tenuta Don Vincenzo. Eventi e ricevimenti. Guardate, è impegnata la sala. C'è un banchetto e quindi noi abbandoniamo la scena. Come disse Dante, infine uscimmo a rivedere le stelle. Wow, è stato tutto ottimo e ve lo consigliamo assolutamente, perché veramente si è mangiato molto 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 bene. Bene, bravo Omar. Grazie Sabato.